Inizia il podcast di Pinocchio, tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Allora, eccoci qua, 17.07, un mal di stomaco adesso in questo preciso istante. Ma come ma mai? Ragazzi, non lo so. Good evening. È un freddo, freddo che fa. Siamo pronti? Cominciamo? Vai. Vado? Mangiamo a cena, restiamo a bere al bar, la sera è cominciata, chiudiamo la giornata, è tempo di iniziare questo carinissimo, stupendissimo, squisitissimo show. Buonasera Diego, buonasera, buonasera Valentina, buonasera, buonasera Ciocca e buonasera Mary J, benvenuti a Pinocchio in una giornata che non abbiamo mai festeggiato, no. Ma non so neanche se esisteva prima. No, esiste da quanto? Un po'. Sì. Adesso l'esperto dell'argomento è Diego Passoni. Ho letto la notizia e me l'ho già dimenticato, quindi devo andare a ripassare. Qualche anno. Comunque ragazzi, oggi è la giornata mondiale. Mondiale. Mondiale, quindi anche a livello internazionale di un certo rilievo, della menopausa. La menopausa. Senti voi. Allora, auguri a tutte le ragazze, menopausa. O premenopausa. O premenopausa, che è quasi peggio, perché poi a un certo punto arrivi a una pace dei sensi. Sì. Prima è un inferno. Prima però è un'attesa. Può essere che non l'abbiamo mai celebrata, perché è uno di quei problemi e di quei temi che finché non ti capita tra capo e collo non te ne occupi, no? Poi vero è che negli ultimi anni, quando ci è capitato di cominciare a accusare i primi colpi e condividerli, ragazzi, apriti cielo, perché non se ne parla. Quindi poi cosa succede? Che una, quando le capita, appunto se ne occupa quando è già il momento, non è allora preparata, non sa, ma non lo riconosce. Io sono ufficialmente in premenopausa prima di capire che quelle che avevo erano scalmane, cioè le ho ipotizzate un po' tutte, perché è che dici che Poi per ognuno si è scoperto, i sintomi variano, per cui per celebrare questa giornata vorrei subito chiedere alle ragazze all'ascolto di descrivere in una frase e mandarcela via WhatsApp, come audio, come scritta, la loro esperienza. Sì. Bastano piccoli cenni, no? Di quali possono essere stati i propri sintomi, ironici, non ironici, come vi pare. Però ecco, la cosa che ci interessa fare è ricordare che è una cosa che avviene, una cosa alla quale poi puntualmente non siamo preparate, ma che esistono poi tutta una serie di suggerimenti che tra l'altro darà Diego. Sì. Sì. Perché è lui che poi è a lui l'esperto, che l'ha giurata. A me appassiona l'argomento. Ecco, proprio squisitamente. No, diciamo che in tempi non sospetti e la Vale abbiamo detto da subito, quando ci toccherà, chi ne pagherà il prezzo caro e amaro sarai tu. Lo so. E allora lui ha deciso di abbracciare questo frutto amaro. Io per ora, cioè, non è che sto dando noia a nessuno. No, tu già da prima. Comunque. Anche la me, no, la Mary dice sì, a me dai noia. Vedi. Allora devi spostare. Ma comunque il momento è questo, più o meno. Quindi prepariamoci. Dai. Mandateci la vostra sintesi in una frase della vostra menopausa, anche uomini, perché magari vicini alle mogli, 347-342-5220, e facciamo un passo avanti con Aretha. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Ecco, queste sono quelle cose che danno sollievo, questo pezzo di Aretha Franklin, meraviglioso, One Step Ahead. Che però dice, ogni passo in più è un passo che mi allontana da te, perché si va avanti. Si va avanti, oggi giornata mondiale della menopausa, e come tutte le volte che trattiamo l'argomento, apriti messaggi che arrivano a pioggia. Abbiamo chiesto di sintetizzare in una frase l'esperienza personale. Mi piace aprire le danze con Patrizio, che parla di sua moglie, che dice amore, ti amo, Dio che caldo, sudo, freddo, chiudi la finestra, ora piango, ma sono felice, te lo giuro, caldo e così via, ab libitum. No. Sì, perché dopo il caldo arriva il freddissimo. Certo, perché quando hai sudato, ma non è più caldo. Mi faccio sentire qualche audio. Sì. In primis, secchezza.
secchezza. Sì. Però ci sono aiuti per la secchezza. Paola dice menopausa a 39 anni, mai speso così tanti soldi in test di gravidanza prima di capirlo. Certo. Perché? Ma non sai quanti ne ho fatti io. Vado avanti. A me frigge la testa. Oddio, un vero incubo. Ecco, 3 anni, non sono ancora entrata. Un incubo. E buona menopausa a tutte. Cristina dice ventagli, voglio ventagli. Brava Cristina. Ultimo. Il fastidio dell'umanità solo quando batte le ciglia. C'è sensibilità sull'argomento, sì. Ma la nostra guida in questo buio tunnel è Diego Fassoni. Prego. Allora, non ho trovato quando è stata istituita la giornata mondiale della menopausa, ma esiste un International Menopause Society. Che molte aziende, per esempio, ci segnala un'ascoltatrice, in Svizzera hanno festeggiato. Sì. E molti ospedali in Italia hanno celebrato offrendo visite gratuite. È un sito che, diciamo, è la guida, è un po' il faro della nuova consapevolezza, per cui riguarda le persone che che vivono la menopausa, la premenopausa, sì. Ma tutte le persone invece che non ce l'hanno biologicamente nella loro vita, ma che devono essere informate. Cioè è un portale che nel mondo sta facendo pian piano il cambiamento culturale, perché certo. Bisogna parlarne, bisogna entrare nell'ottica di togliere qualunque tipo di pregiudizio, di tabù e di non conoscenza, a partire dal fatto che la menopausa non è una malattia, sì, ma certo. È un momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della fertilità. Tecnicamente le ovaie smettono di produrre gli ormoni riproduttivi e non rilasciano gli ovociti. Questo è. Tutto il resto è un po' conseguente a questa cosa. Esatto, cioè avviene questo piccolo, in qualche modo, cambiamento, che però prolifera in possibili, perché non sempre, effetti collaterali, e cioè per effetti collaterali diciamo una serie di fastidi che possono essere l'insonnia, possono essere la secchezza, possono essere... Elenchiamo? Vai. Ce li hai? Sì. Aspetti, prego. Sudorazioni. Aspetta, ce l'hai? Vuoi una base per l'elenco dei... Dai, va bene, facciamo... Dai. Sì. Come li chiamano lì esattamente? Allora, no, sono sintomi. Sintomi. Se volete vi faccio il cielo manca. Ok, però con una base, prego. Sudorazioni notturne. Cielo. Giabra. Insonnia. Cielo. Bellissimo. Anch'io cielo, però non so se sono in premenopausa. Sbalzi d'umore. Uff. Cielo. Peggioramento delle emicranie mestruali. Manca. No, manca. Nella postmenopausa invece i sintomi tipici sono atrofia vulvovaginale e urogenitale. Celicchio. Secchezza. Cielo. Dolore nel mentre. Manca. Infezioni nelle vie urinarie. Porca. Manca. Diciamo, queste sono lo specchio. Le scalmane non c'è scritto? Aspetta, è il capostipite dei... No, le avranno considerate come sudorazioni, sì. E ottimisticamente ammesso solo notturne. Sì, sì. Perché in realtà ti colgono quando ti colgono. E in realtà è scalmane, appunto, e brividi, che i brividi però sono conseguenti al fatto che la scalmana genera sudorazione per abbassare la temperatura del corpo. Finisce la scalmana e il corpo si è raffreddato e sei sudato. Quindi è scalmana e non scalmania? Beh, sì. Poi c'è il drago il topo della Tasmania, quel diavolo della Tasmania. Sì, quello è il diavolo. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:30 Radio DJ, leggo questo messaggio così eventualmente se qualcuno si fosse messo all'ascolto adesso capisce di cosa parliamo. Vi dico solo, dice Giorgia, sì, che vado a letto coi ghiacciolini, quelli da borsa frigo, sui polsi e sulla nuca. Non dormo nemmeno un minuto da mesi. Amore! Stiamo celebrando la giornata mondiale della menopausa. Da una parte abbiamo sentito già tutta una serie di problematiche, le scalmane o caldane a seconda di come vengono chiamate, l'insonnia, la secchezza, possiamo aggiungere alla lista che hai poco fa recitato, sì, Diego, peli sul mento duri come aghi di pino, peso, aumento di peso, ma anche perdita di peso. Sì. Prurito alle orecchie, ci segnala un'ascoltatrice, e un'altra gelosia, forte gelosia. No!
Allora, ci sarebbe poi il processo dell'osteoporosi, quindi una riduzione della massa ossea, ma dal punto di vista della cosa più comune, che sono chiamate anche vampate, che sono sintomi vasomotori, che colpiscono almeno il 65% delle donne in menopausa. Esatto, perché non tutte, perché in tante invece dicono sono dimagrita, sto benissimo. Il periodo più bello sono della mia vita. Sì, per cui capite bene che sono tutta una specie di sacchettone di possibilità da cui ognuna poi pesca random delle cose. Volevo dirvi solo che queste vampate, questi sintomi vasomotori possono durare in media 5 minuti ma fino a mezz'ora. Ok. E quel sintomo, diciamo, di premenopausa tendenzialmente può arrivare fino a, cioè, 4 anni. Ok, non è poco per niente. Salutiamo le fortunate. Questa notizia la prendo da te, Diego. Oh. Questo vuol dire che sull'informazione ci deve essere un bug, perché io non posso venire a sapere a 53 anni questa informazione da te. No. Qualcosa non ha funzionato, santo cielo. No. Ci sono dei casi fino a 10 anni, ma le salutiamo caldamente. Le salutiamo caldamente al 347-342-5220. Vorrei collezionare dei vocali dove descrivete la caldana o la scalmana. Okay. Come fosse una poesia. Parto. Bastano con poche parole, per cui al 347-342-5220. Vai, Vale. Che freddo, che caldo, che caldo, che freddo, che freddo. Ma che caldo. Questa è la mia sintesi. Ok. Bravissima. Da Roma io ho il collo in fiamme. Mi inizia a salire dal collo e mi arriva il cervello, un calore che le mie colleghe mi dicono sempre: "Addio, addio, addio, arriva la vampa". Ancora uno. Quando si parla di fuoco dentro, non è ardore, è menopausa. È vero, perché la sensazione è quella che ti si, cioè, di avere un falò al petto tra i seni. E non è un falò di confronto. Ragazzi, no, parte da lì. Io vi ripeto, sì, prurito alle orecchie e anche alla lingua che brucia. Cioè, stiamo aggiungendo roba, ma una nausea, tanta nausea. Guarda, davvero, poi c'è gente che le ha tutte, c'è gente che ne ha una. Sì, sì. Per le vampate, se non lo sapevate prima, volevo dire che ho trovato, cercando online, tutta una serie di aziende, anche di grande distribuzione, che realizzano abbigliamento di quelli neutri, insomma, di basici, sì, proprio dedicate alle persone, alle donne in menopausa. Ma cosa intelligente. Sì, che hanno una traspirazione, ma anche in alcuni casi una refrigerazione per far calare l'effetto vampata. Vi dico quali sono, tanto non li conosciamo. Cioè, uno è Primark, che quindi ha tutte delle robe a pochissimo prezzo, sì, e ha una collezione che si chiama proprio La Menopausa. Stupendo. E poi, cioè, per la nostra sigla. Cucumber? Cetriolo? Cucumber. Cucumber Clothing. Ok. 51 Apparel e Bicam, che invece in realtà è un'azienda tessile pioniera del settore, già dal 2017, che realizza pigiami, canotte, magliettine anti-flash technology, per cui con la possibilità di refrigerarti di almeno un paio di gradi. Che in quei momenti meglio di niente. No, risolvi anche la questione della gestione di coppia, perché una caldo o freddo, ma se fa caldo, l'altro è caldo, se fa freddo e fa freddo. E quindi è tutto un gioco di equilibri di coperta, mezza sì, mezza no. Finestre aperte. Lo spiffero adesso chiude, adesso apre, mamma ragazzi. Antiflash. Ma vi rendete conto? No, vabbè, comunque 347-342-5220. Yeah, yeah. Ehi, Rihanna, tu hai ancora un po' di tempo, ma ti aspettiamo al bar, bella. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Ma cosa ne sai tu, Rihanna, della menopausa, che è un tema, è il tema di oggi, 17:38 su Radio DJ a Pinocchio. È meraviglioso poter parlare di questo argomento con una grande partecipazione da parte del mondo maschile, che testimone di vedere di fianco le proprie compagne o compagne con le proprie compagne che attraversano questo momento difficile, perché ci si arriva impreparate e nella giornata mondiale della menopausa noi oggi cerchiamo di raccontare, ma semplicemente per il fatto che magari possiamo fare un pochino di informazione. Certo è che questa è una cosa che va discussa con il proprio medico, certo, con la propria ginecologa o ginecologo.
perché esistono per ogni persona, come abbiamo visto che per ogni persona ci sono dei sintomi, per ogni persona una cura che può essere quella sostitutiva o anche piccoli integratori, perché in alcuni casi basta veramente sì. del movimento, una dieta di un certo tipo e i sintomi diminuiscono della metà, sì. l'abbiamo sì. anche già discusso. Oggi però volevamo proprio celebrare questa giornata dando voce ad alcuni aspetti. Abbiamo chiesto alle ascoltatrici di descrivere in dei vocali il concetto scalmana, ma anche per poterlo poi comunicare a tutti, cioè agli uomini che un domani, o ai ragazzi che un domani saranno genitori di bambine, e poterglielo magari far sapere un po' prima. Anche certo. perché è un argomento che riguarderà personalmente più della metà della popolazione del mondo, per cui sarà il caso di parlarne. È difficile spiegarlo, riuscire a raccogliere un po' di descrizioni varie. Un po' mi viene il dubbio che sia difficile spiegarlo, perché per ognuna è una roba certo, diversa. Però certo. intanto cominciamo a raccogliere delle voci. Allora, non voglio scomodare il premio Pulitzer, ma tra le ascoltatrici ci sono dei geni. No, sì, ci sono delle vere e proprie poesie. Dell'orrore, ma della poesia. Vai. Ciao a tutti, sono la Betty. Allora, praticamente a me arrivano di notte ed è come se improvvisamente un'enorme pala da pizza mi prelevasse da dentro il letto e mi buttasse direttamente nel forno acceso. Quindi io mi sveglio che sono già all'interno del forno. Ragazzi, che uno va a letto sereno. Tiratemi fuori. Buongiorno ragazze, vampata che sale dalla faccia, un caldo boia, divento rossa, inizio a sudare. E bene, sì, Pina, ho 52 anni, isterettomia l'anno scorso. Ah, certo, tantissime hanno scritto. Sono 5 anni che ho iniziato dalla pre e post. Ecco fatto. Ok, ecco qua. Ecco adesso qua. Arriva una bella poesia di Natale per tutti noi. La caldana, quando ti piglia, è un po' come la brina mattutina. Sulla pelle piccole goccioline, tutto intorno un gran calore. Ma tu sorridi e guardi oltre, sperando che nessuno se ne accorga e che soprattutto se ne vada in fretta. Ciao! Sì. Ragazzi, ricordiamoci, dobbiamo assolutamente far fare al DJ Store il ventaglio per le caldane. Sì. È un oggetto ormai che si è capito essere uno dei pochi alleati, concreto, molto diffuso. Dovremmo averlo con tutti. Eleganza. Se non serve a te, serve a qualcuno a fianco a un certo punto. Che potrebbe essere colto da scalmana o caldana, che dir si voglia. Esatto. Ma assolutamente vero. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Oh ragazzi, la prendiamo a ridere. Ma no, cosa devi arrivano fare? Dei messaggi. Mi fate... cioè, si è sviluppata una creatività con la menopausa. Che sì. Volevo dire a chi ci scrive, no, ma mi sto spaventando. Non c'è da spaventarsi. Ma no. È natura, poi. Ragazzi, poi ti spaventi o non ti spaventi, ci arrivi impreparato. Oggi è la giornata mondiale della menopausa, 17:45, Radio DJ, il programma è Pinocchio. Ci facciamo carico di alcuni temi che non vengono spesso trattati, ma che magari possono sembrare un po' stridenti. In realtà è il parlarne già aiuta, perché una si sente meno sola, si può mettere a confronto con tutto, che in realtà stiamo capendo con grande possibilità di casistica, no? Sì. Perché in tante ascoltano. Che poi i sintomi sono tutti diversi. Certo, perché ricordiamo, non è una malattia, no. È una condizione fisica si naturale. Si blocca la produzione di ovociti e quindi da questo, diciamo, perché, da questo come stop, funziona? Si smette di produrre un ormone che provoca poi quella roba lì, e il cambiamento degli ormoni, il cambiamento dell'equilibrio degli ormoni, noi siamo fatto tanti di ormoni, cambia tutto dal punto di vista fisiologico, ma anche dell'umore, psicologico. Tra l'altro, nel mondo animale solo noi e i cetacei andiamo in menopausa. Benissimo, che salutiamo anche loro. Carini. Ci aggiungo ai fastidi la gengivite, l'alopecia e il colesterolo alto. La gengivite mi dà proprio uno schiaffo che mi riporta alla realtà. Ho problemi alle gengive in questi giorni. Vedi? Vedi. Aumento del seno. Alcune, perché appunto stiamo sempre di. Sì. Poi giustamente una dice: ma i peli sul mento, che vai a letto la sera che non li hai, ti svegli la mattina con degli aghi. Io mi capita. Ma io quelli li ho sempre avuti. Li porti dietro da... Sì, 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 no, da ma anni. Io che
cioè non ce li hai la sera, la mattina ti svegli ed è lungo un centimetro, sì, che dice, di notte. Nero. Il mannara. No, anche bianco. La lupa mannara. Sì, eh. Però ricordiamo 50 anche... 50 sfumature di grillo, Valentina. Ricordiamo anche che scrivono, di più che qualche donna scrive che invece si sta trovando benissimo. Perché sì, può capitare tutto, può capitare che invece magari... Non ce ne vogliate, stiamo dando un pochino più di spazio a quelle che stanno sclerando. Perché è il loro momento di sfogo e noi qui lo raccogliamo a braccia aperte. Prego, Valentina. Ah, io le vampate le ho superate. Adesso sono costantemente in vampata perché ho costantemente caldo. E ovviamente dal sacchetto ho pescato anche 20 kg in più. Il famoso sacchetto delle possibilità dei disturbi, eh? Abbiamo immaginato un grande sacco che quando tu entri in quel periodo della menopausa, passando... Peschi, mi viene, mi viene. A me tocca. Secchezza. Calmana è elettricità sotto pelle. Urca! Bella però, ragazzi. Le caldane, quando arrivano, è come se ti accendessero un fuoco nella pancia e da lì sale e non ce n'è per nessuno. Mamma mia, che paura! Che paura! Vabbè, io non lo so, però mia moglie le ha tutte. Tutte, non gliene manca una. È passata da quel sacchetto che era ricco. Comunque mi avete sempre fatto capire un sacco di cose con i vostri argomenti. Con questo ho capito che sono in menopausa. Amore, cara. Benvenuta. Ancora uno, l'ultimo. Arriva all'improvviso, diventa rosso il viso, scende una gocciolina, ahimè non sono più una signorina. Ma sei un amore però. Va bene, beh, insomma sono tutte piccole cose che però diventano grandi in una vita, in una quotidianità. Certo, non è solo un problema legato a questo, è un problema legato alle donne, però anche gli uomini hanno i loro, per cui ci sta questo pezzo che dice avrei voluto essere più alto, per dire, cioè ognuno ha il suo. Non sei mai contento poi alla fine, Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Amiche, 18:06, oggi giornata mondiale della menopausa. Chiudiamo un attimo l'argomento, ma torniamo quando volete, perché vi è piaciuto da pazzi. Sì, questa è una fine, è un oblò da cui può entrare la luce sempre. Sì, ecco. Perché comunque l'abbiamo preso in carico, abbiamo capito che vi piace parlarne e ne parliamo. Non vogliamo esagerare, perché questo è quello che spesso facciamo. Esagerare. Come è vero? È vero, sì. Cioè ci piglia la mano e diventiamo poi pesanti. Sapete. Poi comunque lo siamo, però adesso facciamo un'oretta invece di notizie miste. Sì, varie. Anche per far scendere, perché ad alcune è proprio partita la brocca parlandone. Adesso proprio facciamo, immaginate di sciacquare tutto, sciacquiamo. Esatto, sciacquiamo un po' di gossip, dai, a pulire. Scusami, non perché ho avuto altri problemi. La roba di Lenny Kravitz l'ha fatto per te il video. Sì, beh, tenete conto che è uscito la settimana scorsa alle 18. Alle 18 ore italiane. Proprio a sfrenarla. Lui ha detto: che video posso fare? Voglio fare un video dove sfreno la Vale. Poi nudo con la mano davanti che fa marameo, però. Dai. No, ho ripreso a scrivergli, infatti. E lui ha ripreso a non rispondere. Allora, Britney Spears. Amore. Sta per uscire il libro? Manca poco? Il 24 di ottobre, cosa vuol dire? Stanno spillolando dei piccoli gossipini. The Woman in Me, vero? The Woman in Me, sì, spillolano, come dicevi giustamente tu, Pina, una serie di contenuti, tra i quali naturalmente una larghissima, immagino, sezione dedicata al rapporto con la sua famiglia. Sì. Lei racconta. Ma anche a Justin. Lei racconta rispetto alla famiglia. Rispetto alla famiglia che si sentiva trattata come una bambola, come un robot, come un robot. Rispetto a Justin, che ricordiamo, l'avevamo detto a questi microfoni, ha voluto e preteso tramite i suoi avvocati di leggere prima il manoscritto Justin, e poi ha dato il suo consenso. È venuto fuori che quando stavano insieme erano giovanissimi, avevano 19 anni, lei era rimasta incinta di Justin. Dopodiché, vai a capire, però sì, erano molto giovani, lei nel suo amore giovanile aveva anche una certa intenzione nel tenere il figlio o la figlia, perché era convinta che Justin sarebbe stato l'uomo della sua vita. Invece lui in quel momento le disse: guarda,
siamo veramente troppo giovani, non facciamolo. Ok, Paris Hilton. Scusa, no, esce per Longanesi, lo dico. Sì. Se la Longanesi mandasse delle copie per gli ascoltatori e le ascoltatrici sarebbe stupendo. Meritate. Longanesi organizzi anche tra l'altro un tour di promozione in Italia. Un giochino di coltelli. Fai balletti coi coltelli, mi mette una pressione. Avrà visto le televendite dello chef Tony. Ma per l'amor di Dio, finché lei si diverte, però è un attimo, capito, sì, quei coltelli. Erano coltelli finti, però dillo, raga, perché uno finti si preoccupa. Poi ti manda la polizia a casa. I fan, hanno chiamato e tu. Paris Hilton è intervenuta sull'uscita del memoir di Britney. Sono state amiche, diciamo, amiche un po' nei momenti. E Paris ha detto, sono molto orgogliosa di lei e so quanto può essere difficile scrivere un libro di memorie, perché l'ho fatto anch'io. La Paris memoria non ha. Non ha nessuna memoria. Un libro di memorie potrebbe scriverlo anche l'ex marito di Meghan Markle. Pare che la richiesta sia arrivata. Lui è Trevor Engelson, attore anche lui, è stato sposato con Meghan Markle per qualche anno. È finita malamente, pare che lei l'abbia lasciato via mail, che gli abbia spedito l'anello via raccomandata postale e quindi insomma nel caso in cui dovesse uscire. Tu l'hai visto? Lui? È un po' tipo un giandone. Ah sì, un sandrone. Male. Un tipo. Fa vedere. Come faccio? Te lo devo girare? Sì. Gira il computer. Volevo trovarti la foto un po' in grande. Aspetta. Sì, perché sennò non vedo. Trevor Engelson. Tra l'altro loro al loro ricevimento di nozze avevano poi regalato a tutti gli ospiti una canna. Ma come? Da fumarsi sportivi a fine cerimonia. Ho messo un francobollo piccolo così. Ci sono i pop-up. Vai, Vale, vai. Prosegue avanti. Invece a gonfie vele la relazione tra, no, il matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Bieber, al punto che lui, per sorprendere la moglie con un regalo speciale, ha ingaggiato due artiste con le quali collabora da tempo, le Idiot Box Art. E queste qua cosa fanno tra le varie opere d'arte moderna loro? Realizzano delle vignette, le vignette dei fumetti, all'interno delle quali scrivono messaggi. Su richiesta di Justin Bieber hanno scritto su una mega vignettona che risulta un po' come una lavagna scolastica grande così, ha scritto un messaggio che Hailey Bieber aveva lasciato a Justin quando ancora erano fidanzati, che recita più o meno così: mi manchi, mi manca il tuo sorriso, mi manca la tua risata, mi mancano i tuoi abbracci, mi mancano i tuoi baci, mi mancano i tuoi scherzi, mi manca fare l'amore, mi manca essere tra le tue braccia. Mettiamo che comunque lei quando fa ste robe, lui l'ha fatto, lui l'ha fatto. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:15 Radio DJ. Le belle canzoni rimettono un po' pace. C'è gente che dice: ragazzi, non sono in menopausa, mi avete fatto venire l'ansia. Amore, ma no, non è ansia. Ma no, sapere le cose prima comunque aiuta. Poi si è detto che per ognuno è diverso. Ma, quindi poi, no, ti dico, io sono in premenopausa, mi senti agitata? Sì, io sì, ma non è che ti sento, ti vedo, ti vedo ragazza elettrica. No, volevo dirvi un altro paio velocemente di segnalazioni. Pelle secca e capelli che si allungano più lentamente. Un marito che dice: da quando è in menopausa mia moglie, dice forse pre, ma non ho avuto il coraggio di indagare. Tanti straordinari, finisco di pagare il mutuo in anticipo. Perché c'è un clima vai pedala lavoro così. Vai, Vale. Allora, in realtà... Tocca a Diego. Sì, volevo raccontarvi, c'è una notizia che riguarda... Allora, di per sé, devo dire, letto il titolo che la Vale mi ha suggerito, ho detto, oh mamma, che noia. Invece no, perché ho guardato un po' meglio il progetto, non è così male. La notizia parla del Museo delle Relazioni Interrotte. C'è un museo a Zagabria che si chiama proprio così, Museo delle Relazioni Interrotte, ed è un museo che raccoglie prove, oggetti... che la gente può continuare a mandare, che appunto raccontino... La fine di una storia. No, sì, una relazione che non la fine, non per forza il momento in cui è finito, ma oggetti che ti sono rimasti di una storia che è finita, che dici lo butto, no,
lo spedisco al museo delle storie interrotte con... Ma tipo allora intanto vi dico che è stato inventato da due artisti che sono la Olinka Vistica e Dražen Grubišnić che salutiamo. Sì. A questo punto dici come si dice museo delle relazioni interrotte a Zagabria. Adesso devo cercarlo, ma non mancherò. Loro hanno fatto un po' come aveva fatto la Marina Abramovic con Ulay, che era il suo storico compagno, la Marina Abramovic, quella famosa performer. Loro due, quando si sono lasciati, l'hanno elaborata facendo una performance. Hanno percorso la muraglia cinese al contrario, si sono incontrati, si sono baciati per l'ultima volta e hanno fatto questa performance di addio. Non era quindi quello che lei ha beccato quando faceva la performance sotto a un tavolo? Loro si sono rivisti, non sotto a un tavolo, seduta a un tavolo. Seduta a un tavolo. Lui si presentò a un certo punto al MoMA, quando lei fece quella cosa dove la gente si poteva sedere. Da allora non si erano più visti. Okay. Comunque, questi due si sono lasciati e hanno detto... Facciamo così, mettiamo insieme dei pezzi che io devo ridare a te, tu li devi... No, non ci ridiamo niente, ne facciamo un museo dove ci sono le didascalie di che ricordo è. Ho guardato, per esempio, è stato mandato a loro, al museo, un barattolo di cetrioli di quelli conservi pickle, sì, quelli americani, sì, comprati a New York in un negozio di prodotti Amish. Da una coppia di fidanzati innamorata che fa il giro di New York, va nei negozietti, così si compra questi cetrioli, se li porta a casa e ogni tanto lo aprivano e se ne mangiavano qualcuno sul divano. È il ricordo di quel momento lì. La coppia è scoppiata. Però il museo. I cetrioli non erano finiti. I cetrioli non erano finiti, quindi c'è il barattolo con la didascalia. È bello. Tutto sommato non è male. Se vi interessa, voi cercate museo delle relazioni interrotte, c'è l'indirizzo a Zagabria. Ma piuttosto che tenerli lì o buttarli via, li mandate, vengono esposti con una piccola didascalia. No? Zagabria comunque è carina, si mangia bene, ragazze, è anche vicina. Sì, ma li puoi spedire anche. Sì, no? Sì. No, però per dire, poi li hai spediti. Vai a vedere dove li hanno messi. Io non voglio mettere il panico a nessuno, ma la Vale tra poco si occupa del mondo animale. Sì, sì, ho 98 curiosità sui castori, non le dirò tutte. Peccato, alcune. Perché poteva essere un momento che l'Abramovic... è una performance. Questo è il podcast di Pinocchio, lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Vabbè, 18:31, prima o poi doveva succedere, succede adesso. Eravamo pronti, dai. La Vale deve fare... Il mondo animale? Sì, ma con i 98 curiosità sui castori. No. Prendiamola col cuore leggero. No, puoi dire tutti facendo i denti del castoro? No, ma ne ho levate tante. Quante? Almeno 80. 80. Dai. Quindi 18 curiosità. Comunque... Allora, il titolo era 98 curiosità sul castoro, sì, di cui ne ho depennate 80. Sì, quindi almeno. 18 sono. L'occasione ce la dà il fatto, questa è una buona notizia, il fatto che dopo 500 anni il castoro torna a vivere in Italia. Ok. È una buona notizia? Sì, sì, dai. Certo. Sì. Non c'era più... E poi a un certo punto, grazie all'espansione naturale che è arrivata dall'Austria, stavo dicendo dall'Australia. Castoro. No, dall'Austria è arrivato in Trentino Alto Adige e Venezia Giulia. In realtà c'è anche una cospicua popolazione nel centro Italia, Toscana, Umbria e Marche, e lì la reintroduzione... non è stata naturale, non autorizzata, non autorizzata. Come non è, sono tornati, questa rubrica è per dar loro il benvenuto. Ok, vai. Bentornati. Ma scopriamoli meglio. Oggi, mentre in redazione si diceva, Madonna! ma che allora... Ma ho detto, cosa starà guardando? No, leggevo i castori. Perché le prime quattro secondo me sono bomba. Vai, allora solo quelle quattro. No. Non rovinarti, parti dalle ultime allora. No, ormai le ho imparate così. Sono 18, vale. Dai. Allora, tanto siamo preparati alle delusioni poi. Capito, però. Dai. La coda del castoro ha... tra l'altro abbiamo una sigla, scusate. Ciao castoro. Vecchia mamma. Come noi. Suona male. Su un grammofono proprio. Mamma mia. Ciao castoro. Testa era facile. La coda del castoro ha il sapore di pesce. Nonostante i castori non mangino pesce. Sono vegetariani. E non siano pesci. Chi è che assaggia? Qualcuno l'ha assaggiata.
o gli è capitata in bocca mentre nuotava. Ragazzi, queste sono quelle belle, eh? Queste sono le curiosità belle. Il maschio adulto. Lo dico per chi vuole parcheggiare, scendere, andare a fare la cena e chiudere la, la questione. Il maschio adulto di Castoro ha lo stesso peso, più o meno, di un bambino di 8 anni. Cioè, queste sono quelle su cui tu dici. Beh, questa, no, questa perché tu dici. Ah, però. Un bambino di 8 anni è grande. I castori. Uno e uno due. No, no. Per cortesia. Ehi, castorina. I castori hanno palpebre trasparenti che consentono loro di vedere anche quando nuotano. Ah, però. Questa. Le aperture di orecchie, narici e bocca dei castori si chiudono quando entrano in acqua. Sì. Vabbè. È per facilitare tutto. Nella maggior parte dei casi, questo è un po' triste, i castori muoiono perché vengono schiacciati dagli alberi. Perché, perché magari non hanno calibrato bene il punto in cui. Dai. Questi animali, questi animali. Non si ride della natura. Questi animali amano l'ordine e la pulizia. Sì, questo sì. Hanno case molto grandi, molto labirintiche, hanno una cifra di stanze, ma l'ingresso della casa del castoro è sempre sott'acqua e poi si sviluppa in superficie. Come le piscine delle terme, quelle che poi sbuchi fuori. Così. Madonna, una volta Leo è caduto, si è fatto un male. Infatti non è un castoro. Era ghiacciato, sai quelle piscine d'inverno fuori? È uscito per fare tipo il tuffo a bomba, scivolato, ha dato un toc con la testa. Le dighe dei castori sono visibili dallo spazio. Questa mi sembra incredibile. Anche a me. Mi sembra proprio una stupidaggine. Con lo zoom vedi tante cose dallo spazio. I castori maschi sono considerati buoni padri di famiglia. Le femmine sono capofamiglia. Ma cos'è che ti fa ridere? Portano i pantaloni. L'antichità, i castori erano alti 3 metri. Vabbè, dai. Dai. Ma dai. I castori attaccano. Questa è bella però. Sì. Delle digone. Un digone. Grande. I castori attaccano le persone. Le ultime due. I castori si accoppiano solo sott'acqua. Ultima. Metti, prepara la canzone, guarda. Che tra l'altro è anche molto bella. Nessuno, e dico nessuno, potrà mai incontrare un castoro da solo. Mai. Viaggiano sempre in gruppo. Io faccio un balletto. Di gruppo. Alta 3 metri. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. No, comunque ragazzi, il problema non è tanto noi in onda, che è già un problema, e noi fuori onda, ve lo dico in grandissima onestà. Vabbè. 18:39, adesso Diego parla di moda, di una moda che torna imperante. Allora, di un oggetto in particolare, di un paio di di un modello di paio di scarpe, perché? Allora, perché è stato un po' un caso, come si dice. Cioè, nessuno se lo aspettava, ma dopo 30 anni dalla nascita di questo modello di scarpe che si chiamano Tabi, che diciamo sono diventate famose perché le ha proposte Margiela, la casa di moda. Ok, sì, sono diventate famose nel mondo con una versione Di Margiela internazionale. Un modello che in realtà esiste tradizionalmente in Giappone. Esatto, fate conto, una struttura di una scarpa tradizionale giapponese che Margiela ha proposto nel mondo, un po' reinventata, 30 anni fa, e a oggi è ancora, pare, l'oggetto più desiderato, quindi più ricercato, cliccato e comprato quando lo trovi del tuo numero, nel mondo intero. Rinasce continuamente. Di cosa parliamo? Di quella scarpa che tiene l'alluce separato dalle altre dita. Ah, ok, alluce da una parte e tutte le altre di là. Tu cosa, come l'avevi interpretata, Vale? 2 e 3. Come mai? Come nano nano? Le mani di Mork. Perché se guardi la scarpa, il taglio è centrale, però effettivamente è anche nell'infradito il taglio centrale. Allora, è un infradito, come se fosse, diciamo, immaginate per la sensazione del piede, un infradito coperto, ma è vero che quel taglio sulla la parte superiore che copre le dita ricorda un po' lo zoccolo, no? Caprino. Sì. È un po' un richiamo.
che è una scarpa che non è che dice che è bella subito. Molti non l'hanno ancora capita oggi, però è una scarpa che è piaciuta molto. Perché? Per diversi motivi, tra cui il fatto, a parte che il modello più amato si chiama Mary Jane, un po' come la nostra Mary J, colgo l'occasione per dire la nostra è Mary J. Mary Jane è il modello di scarpe Tabi, un po' perché naturalmente le hanno indossate Kylie Jenner. Che palle, però, che queste metto le robe e poi le dobbiamo comprare. Io vi dico tutte. Una cosa, adesso l'ultima volta che sono andata in Giappone ho fatto il Matsuri, che è come la processione buddista o shintoista a seconda dei templi dove la fanno, ma ogni quartiere come fosse la processione di quartiere, ve la faccio molto breve. Allora, in quei casi, se fai parte del gruppo locale, e in questo caso noi molto in maniera molto privilegiata, perché sono tanti anni che andiamo, il gruppo del Matsuri di Gotokuji, che è un quartiere, ci ha invitati a far parte proprio di quelli che portano il tempietto in giro, no? Come dire che portare la statua del santo. Bravo, in processione. Bravissimo. Così. E per farlo ti metti tutta la divisa. Nella divisa è compresa la casacca, ok? La casacca sopra, un certo tipo di pantaloni, e in tantissimi usano i tabi. Queste scarpe che però sono più simili a delle sneakers, perché non sono di pelle come quelle di Margiela. Sono proprio di tela con la suola in gomma. Sono stupende e comodissime. Comodissime. Io poi, presa bene da questa cosa, passando da un negozio che vende abiti tradizionali per i Matsuri, mi sono comprata un paio di questi tabi, però fatti, quindi sono tradizionali ufficiali, non è una rivisitazione modaiola, ok? Perché il negozio era tradizionale. Però con le stringhe, cioè come fossero delle sneakers. La suola è molto sottile, più simile a una calza, tipo scarpe da box, per chi ha in mente il genere. Quindi suola molto sottile, dita separate, però i lacci. Ma le hai messe già? No, perché sono bianche, ho paura di rovinarle. Ma questa sono roba molto... del bianco, però. Allora, sono nere? Molto. No, le ho volute bianche. Ma le voglio mettere con degli abiti da sera, per proprio far schifo. Ma era bello. Sì. Quelle di Margiela costano tantissimo. No, queste le ho pagate tipo 15 euro. Ve l'ho detto io che ho quel progetto di fare dei quelle ciabatte, quelle scarpe. Metti una canzone. No, no. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:47 Radio DJ, cosa c'è, Vale? Che boni. Dai. No, tra l'altro, scusa, Vale. Un attimo, per Marregue. Da parte di tutti noi. Sei veramente la peggiore. Chiede Laura il tuo debole per Tommy Paradiso. Tommaso Paradiso? Tommy Paradise? Scusa, no, dicevo, ma chi è? È Tommy Paradiso. Dice, è ancora lì o ti è passata? È un grande amore che non finirà mai, dai. Ah, però Valentina, intanto dici basta, poi dopo ritorna. Non è una scarpa Tabi. Devo parlare del Titanic. Un saluto a Celine Dion, possiamo? Certo. Bene che ti vogliamo. Non sta bene. No. Amorosa. Comunque parliamo del Titanic, perché è uscito un libro di ricette e non solo dal titolo Titanic, il libro di cucina ufficiale. In lingua originale invece è The Last Night on the Titanic. Ma non fa ridere, eh? Perché no, non è per, cioè non è che volevo scherzare sul fatto del titolo. È il titolo? No, perché l'ho detto in inglese con brava, good pronunciation. No, in realtà è una ricerca storica della signorina Veronica o della signora Veronica Inche, che ha raccolto i 40 piatti di prima, seconda e terza classe serviti in quella vacanza disastrosa, va bene. Però c'era un menù ben specificato che lei è riuscita a recuperare, e non solo, per ogni ricetta. Cioè, io penso, io scusa, perché ci sono esisto, ragazzi. Sono pur sempre un uomo gay. È più forte di te, esci se vuoi. Se vuoi puoi uscire. No. Storie di costume, citazioni, dress code, ma anche giochi di società, quiz sul film, di tutto e di più. Ma le ricette vogliamo di terza classe. Allora, la ricetta di terza classe era calamari in pastella fritti. Buoni, per esempio. Madonna, beh, io lo sapevo che andavo a parare bene. Sì. In seconda cosa c'era? Pollo al curry, per dire.
In prima agnello alla menta. Io sto in terza, ma proprio alla grande. Old fashioned. Perché poi fatto in grandi numeri l'agnello alla menta non è facile non regala, che venga bene. Non regala. Patate cotte con buccia. Dove? In terza. Buone. Popcorn caramellato in seconda. Buone. No. In prima non lo so. Buone. Mamma mia, scusate. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Diego, dai, l'ultimo ballo. Diego ha avuto un transfer, era convinto di essere Aznavour. No, ero il suo fularino. Ero Céline Dion che cantava Aznavour sul Titanic. Mamma mia. Vale, ti devi dare un pace perché lei mentre trasmette guarda nella webcam la Gina all'asilo. Eh sì, e c'è un bassotto che se la vuole fare. È l'asilo degli orrori. Bassotto birichino, sto arrivando a prendere la mia piccolina. Ora che arrivi, però male. È ora che arrivi tardi. Poi te la devi vedere con me. È un bassotto birichino. Ragazzi, dai, a domani, eh. Basta. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.